Benvenuti in una nuova Career Battle. Oggi siamo qui con la Crazy Career Battle. Come sempre lo sfidante è Venom. Ma cos'è sta roba? Oh. Venom non sa niente, ragazzi. Non gli ho detto. Io sto bevendo il caffè. Bravo, così ti svegli, perché questa challenge è veramente molto difficile. Praticamente noi andremo a fare 3 anni di carriera con il West Ham, ma gli acquisti verranno decisi dalla ruota della fortuna. Qui nello schermo i ragazzi vedono già una ruota che contiene al suo interno le migliori 36 squadre presenti sul gioco. Noi che cosa facciamo, Venom? Prima di iniziare questa tripla sfida, andiamo a girare 5 volte a testa la ruota. Quindi io avrò 5 squadre da cui attingere a livello di mercato e tu altre 5. Possono essere magari diverse, magari sì, ma io voglio guardare, tu rubi. No, non ti preoccupare che sono quello che imbroglia, vai tranquillo. Io non ho bisogno di questi giochetti sporchi per batterti, quindi vai tranquillo, vai tranquillo. 5 giri a testa, così abbiamo 5 squadre diverse da cui attingere. Ti piace questa sfida? Sì, dipende come va, potrebbe piacermi come no. Diciamo che le possibilità di beccare comunque delle squadre buone sono alte, perché 36 squadre, 5 tiri io, 5 tiri tu, vedere che in 10 tiri non becchiamo un PSG, un Real Madrid. Sono le più forti, cioè, sono le 36 squadre più forti. 36 squadre più forti, sì. E andiamo, ragazzi, la prima cosa molto importante però, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per avere lo stesso identico video, ma al posto delle squadre mettiamo le nazionali, tutte, quindi anche India, Cina, le mettiamo tutte. Un bel mi piace e domenica prossima avete il video. Io vado, Venom, vado, sei pronto? Per chi? Per me o per te però? Per me. Posso andare? Vai. Oppure vuoi tu l'onore di onore? Vado io? Ok, vai. 5 giri, ragazzi, 5 giri di ruota, 5 giri a testa, facciamo uno io. Uno, oh mio Dio, stavo uscendo il West Ham. Brighton. Insomma, io me ne devo segnare le mie, aspetta. Sei pronto? Vado, vai. Sta già girando la ruota. Dai, sta già girando, porca misera. Dai, becca un bel Lecce, tipo cose così. Guarda, attenzione, perché sta uscendo il West Ham per davvero. Manchester United. Olè. Rivado io, scriviti, vada. Scriviti tutte le squadre, perché altrimenti qua non si capisce più niente. Vado io con il secondo giro. No, beh, se esce di nuovo il Brighton devo rifare però. Aspetta, di nuovo Brighton. Quella dopo, dai. Newcastle. Va bene. Ok. Allora volevo mischiare, però va bene così. Mi tanto prendo il Newcastle. Io, va bene. Sì, no, ci sta, giusto. Mi prendo il Newcastle, mi piace. Io voglio l'Inter adesso. Vuoi l'Inter? Va bene, facciamo una bella mescolata, però, ragazzi, perché altrimenti mi sa che la ruota si gira sempre sullo stesso spicchio. Quindi mescolo un po' a caso. E poi andiamo via subito. Dopo Manchester United, tu, mio caro Venom, becchi. Oh, finalmente io godo. Il Marsiglia. Vado io, mischio. Un pochettino e vado io per la terza quadretta. Ho bisogno di una big, perché altrimenti qui la sensazione. No, non ci credo. O Ajax o Villarreal, vediamo dove si ferma. Ajax non è male. Sì, ho capito, però calcola che gli obiettivi che abbiamo sono alti. Vinci la Champions, vinci il campionato. Cioè io Brighton, Newcastle, Ajax. Fai crescere i tuoi, dai. Va bene, hai ragione. Vamos. Però mescolo prima un pochettino. Forza. Real Madrid. Ci sputo Madrid. Anche su questa ruota. Real Madrid. Occhio, Bayer Leverkusen o Liverpool. Vediamo, Liverpool. Mamma mia. Ho bisogno di una svolta. Allora, mischio un pochettino. Penultimo giro per me. Ho bisogno di una big, perché altrimenti sono rovinato. Vediamo, occhio, perché c'è anche a me l'Arsenal. Arsenal. È un po' rubata, Bene, Arsenal. Me la piglio e tocca a te per il penultimo giro. Un po' Milan. Di mescolate. Vuoi il Milan, vuoi? Vediamo. Penultimo giro per Spider-Man. Attenzione, Siviglia o Fiorentina? Siviglia. Ah, preferivo la Fiorentina, ma va bene così. Per poco. E allora vado io, signori, per l'ultimo giro. Ho bisogno qui di una bella big. Mescolo come se non ci fosse un domani. E andiamo. Ultimo giro, PSG, Real Madrid, Manchester City, Porto. Vediamo Porto, Ajax, Porto. Sente male per te. Brutto. Io chiudo quindi con Brighton, Newcastle, Ajax, Arsenal e Porto. Vai, la mia quinta, dammi la Juve, va. Vai. Ultimo giro per Venom, che becca. Ah no, dai, non ci credo. Vabbè, dai, si può anche rifà.
Bayern Monaco. Mio, ciao, dovrei essere bravo. Porca miseria. Allora, signori, qui a schermo vi metto la grafichina con le mie 5 squadre e quelle di Venom. Abbiamo 3 anni per completare tutti gli obiettivi. E in questo momento vedete a schermo 10 punti per il campionato, 5 punti per la Coppa Italia, Champions League 15 punti e così via. Vediamo, è tosta, però va bene. Sono pronto. Va bene, sono pronto anch'io. Possiamo iniziare il tempo? 10 minuti a stagione. Timer partito, 10 minuti da adesso. Ole. Possiamo fare tutto? Ci sono delle limitazioni. Tranne gli svincolati. Poi limitazioni ne abbiamo già abbastanza. Possiamo comprare solo in 5 squadre del mondo. Quindi cessioni sì. Possiamo farle, giusto? Sì, possiamo fare quello che vogliamo noi. A te però è andata veramente bene. Per una volta, che te devo dire? No, è la classica sculata alla Venom. Però vabbè. Ma sì, io ho già messo tutto in vendita prima mentre tu spiegavi le cose. Sì, vabbè, vedi, poi imbrogli anche. Poi dici a me, sei tu quello che imbrogli. Ma non potevo. No, che non potevi. 5 minuti di penalità, quindi ne hai solo 5 tu adesso. Ma sembra esagerato 5 minuti di penalità, come è la vita, amico mio. Imbrogli bene, e questo però è quello che succede. Ti voglio bene, però 5 minuti di penalità mi sembra un po' too much. Allora, io sto mettendo davvero tutta la squadra in vendita, a parte scherzi. Ne abbiamo tanti di quei giocatori da mettere in vendita, però tu devi stare attento perché non mettere troppe gente in vendita, perché non è che puoi comprarne tanti di validi, eh. No, sono d'accordo. Guarda, sono d'accordo con te. Infatti mi sto un attimo contenendo. Li sto mettendo tutti sul mercato tranne uno. Ecco, apposta, giusto. E chi è quell'uno che rimane? Pacchetta. Rimane Ogbonna perché mi piace, capito? Io vendo Ogbonna come prima cessione, poi vendiamo Hufal, poi vendiamo Uma, poi vendiamo pure Aguerd. No, però Aguerd lo voglio titolare io, credo. 27 anni, 79. Non è male. Ma tu veramente pensi che riusciamo a entrare a vincere la Champions? Secondo me non ce la facciamo, però vabbè, okay. C'è anche la Coppa che poi, vabbè, avete iscritto, avete visto Coppa Italia, però in realtà è la Coppa Nazionale. Mamma mia, che youtuber scadente che sei. Lo so. Coppa Italia iscritto. Io inizio a vendere chiunque, 20 milioni per questo, 13 milioni per quest'altro, 29 milioni per costui, 17. Ma stai vendendo davvero quelli forti, te? Tutti quanti devo venderli, tutti quanti, non meritano di giocare con me. Posso dirti che non mi sembra una buona idea? Posso? Ti preoccupare, vai tranquillo che io ho pescato delle squadre buone, Bayern Monaco, City. Sì, ma devi avere i soldi per comprare da lì. Sì, lo so, a parte che non hai pescato il Bayern Monaco, te. Come no, sei tu che non hai visto. A parte che tu non lo sai, visto che non hai visto niente, quindi. Io ti ricordo che ho un terzo occhio dietro di te. Ogbonna vale solo 2 milioni, non si apprezza più male, il talento. Ogbonna male. Però. Ok, io ho fatto le cessioni, ti dico quanto budget di. Ora devo capire anche come comprare, perché col mio metodo solito non funziona. 179 milioni, ma non posso comprare col mio solito metodo, quindi vado a memoria. Un esterno sinistro mi serve: United, Marsiglia, Liverpool, Siviglio, Bayern Monaco. Rashford e Garnacho. Bello. Garnacho bello, eh. Porca miseria. Io ho un budget abbastanza importante, sono 233 milioni. Adesso vediamo, ragazzi, se darci 2 minuti bonus, che dici? Attenzione. No, va bene? Io dico di no. Come dici di no? Per davvero? Per me no, però se servono a te va bene. Non lo so, io sono un po' con le pezze, sono sincero con te. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Provo con il primo acquisto, 55 milioni, 58.8, vamos, preso un super giocatore, un super portiere. Bravo che me lo ricordi. Se un giocatore è andato in una squadra posso prenderlo? No, deve giocare attualmente in quella squadra lì. Vabbè. Ho capito. Perché? Chi era? Scusami. Il Bayern qua ha comprato Nico Williams. Puoi prendere un Nico Williams. Posso? Deve giocare in quella squadra lì nel gioco. Esatto, sì. Pensavo nella realtà. No, puoi prenderlo. Non capivo. Infatti ero un po' suggestionato. No, vai tranquillo. Grazie mille di questa concessione, Jusper. Prego, è per questo motivo che dovresti darmi i minuti bonus, Sì, poi te li do, aspetta. Grazie. Troppo gentile. Uè, 85 milioni per Nico Williams. Uè. E quanto vuoi spendere, scusami? Ma capito, ma 85 milioni per Nico Williams mi sembrano esagerati. Non ci sono i saldi, che vuoi? Per niente. Io provo con il secondo acquisto fatto. Secondo giocatore portato a casina. Io ho preso il primo. Comunque secondo me i minuti ci bastano, te lo dico. Quanto manca? Io non sono 4:30. Totalmente concentrato. 4:30, ok. A parte che tu con i 5 minuti di penalità avresti già finito, eh. No, il problema è che io effettivamente mi sto concentrando su 2-3 acquisti. Mi ho venduto talmente giocatori che... Sì, sono d'accordo. Sei sicuro che ci serve un portiere? Io non ce l'avevo più, quindi non lo so che fine abbia fatto in porta? Il mio. E non mi ricordo, lo vedo di tutti. Mi sembra che c'era Ariola, mi sembra. Ariola me lo tengo volentieri. Ma quanto ha di overall, scusami? 72, no, 80. 80. Ok. 80-30 anni, secondo me, non so perché. No, ci sta. A me serve un mediano. Un mediano che gioca in queste squadre qua. O il Bayern Monaco, c'è qualche medianaccio. C'è Joshua. Te lo vuoi, Joshua?
Io non lo voglio, io ho 100 milioni, però qui devo gestirmela meglio, perché io devo puntare anche sui giovani. Tu puoi andare già su gente bella forte, io devo pensare un po' al futuro. Vado su un colpo abbastanza esotico, si chiama Carlos Forbes, è un giocatore veramente importante per le fortissimo carriere lui, alla straordinario. Destra. Alla destra, vero? Alla destra, sì, sì. Sì, fortissimo lui. Ma gioca tipo al Twente? No, gioca nell'Ajax. A parte il Twente, io come lo prendevo? Scusate, giocava nel Twente. Ma magari era andato nell'Ajax, che ne so. Ah, no, no, no. Preso per 7 milioni e quindi me la giostro in questo modo io. Bravo, bravo, io ho preso il mediano invece. Ma ho sbagliato, io non devo prendere il mediano, mi ho sbagliato. Che stai combinando? Ah, vabbè, niente, ho sbagliato, ho fatto un errore di calcolo. Vabbè. Ma sei un pazzo furioso. Mi sono sbagliato, vabbè, dovevo prendere un terzino destro perché c'ho Johnson, baby Johnson. Non è che quasi quasi punto solo sul portiere come dicevi te. Tac, tic tac, il tempo scorre, ti ricordo. Eh sì, perché io sto facendo una bella rivoluzione, una bella rivoluzione industriale. Vado subito sul prossimo giocatorino. È un giocatore abbastanza importante per me, per 45 milioni si può portare a casa. In realtà forse potrei farcela perché mi manca un solo acquisto. Affare fatto, ok, me ne manca solo uno, quindi forse ce la faccio senza ricorrere a queste cose brutte. Ho capito, non è che puoi... brutte. Deciderti, cioè, ormai hai detto. Che ormai l'ho detto? Va bene, dai. Va bene, non lo so, basta, se no facciamo i piani di crescita solamente dopo. Ok, va bene, dai, va bene, va bene. Ma dai, il Bayer ha venduto Neuer, io volevo comprargli Neuer. Madonna mia, che squallore. Cioè, Neuer a 2 milioni non lo prende neanche, non lo so, cioè, mio cugino di 2 anni che vuole vincere per forza. Cioè, ragazzi, povero tuo cugino di 2 anni, cioè, non ho capito. No, lui può perché ha 2 anni, tu no. Ma scusami un attimo, qua c'è un giocatore che vale 31 milioni, ne vogliono 33 più un altro, mio da 15. Vabbè. Io ho chiuso nel frattempo l'ultimo acquisto, sono rimasto con 18 milioni, però io sono veramente soddisfatto, sono veramente content io, Sei un content creator? Sì, sono un content creator molto molto happy. 130 di stipendio, ok, ho finito io, bene. Ok, io non mi sono mosso male, cioè nel senso ho fatto una bella squadretta più o meno, per quello che potevo, cioè con quello che potevo fare. Anch'io mi sono rimasti 26 milioni, quindi speriamo che saranno utili l'anno prossimo. Io inizio a fare i piani di crescita e tutto quanto, poi quando vuoi ci diciamo le squadre. Ok, va bene. Bene, allora anche io faccio un attimo al volo i piani di crescita. Mancano 30 secondi, però abbiamo detto che si possono fare dopo. Allora facciamo così: facciamo i piani di crescita, facciamo gli obiettivi e poi ci diciamo la squadra. Abbiamo fatto tutto e quindi siamo pronti per dirci la squadra. Sì, ho un problema, mi sono dimenticato di comprare un attaccante, quindi te la leggo dall'attacco. Ings in attacco, poi abbiamo Williams, Paquetá, Kudus, Alvarez, Kimmich, Emerson, Palmieri, Aguerd, Mavropanos, Johnson, 74 di over e Onana in porta. Quindi ho comprato Onana, Kimmich e Nico Williams. Ok, va bene, ho sentito anche un Agüero mentre stavi dicendo i nomi. Aguerd. Ah, ok, ok. Allora, guarda, io ho preso Isaac lì davanti, 83 dal Newcastle. Poi ho preso Forbes a destra dall'Ajax. Poi ho preso Timber, 80, difensore centrale. Ho preso Livramento a destra, terzino destro. E ho preso Diogo Costa dal Porto, 83 di overall. Posso dire che ti sei mosso meglio? Sì, grazie. Lo so, tu avevi così tanta roba da prendere che non lo so. Potevi fare di più, però vediamo. Andiamo a fine stagione, va. Vediamo, io c'ho Inks davanti che ti stupirà. Speriamo di non essere esonerati. Le sono vale meno 5. L'obiettivo, non so se hai visto, ma è qualificati per la Champions League. Quindi vediamo un po'. Andiamo. Ciao. Prima stagione appena terminata. E io purtroppo ho perso la finale di FA Cup con il Manchester City. Io non l'ho visto. Porca vacca. Vado a dirtelo subito. Mamma mia, che cammino che ho fatto. Come sei andato? Bene. Secondo posto in campionato a meno 2 dal Liverpool. Secondo. Madonna mia. FA Cup sesto. Turno 6. FA Cup turno 6, Carabao non pervenuta. Però, te devo dire. Porca miseria. Allora, guarda, mi è andata bene perché non hai vinto il campionato. Io non ci sono punti sesto. Per il secondo? No, non ci sono punti per il secondo posto. Porca miseria. Cioè, mi è andata miglior bene. Marcatore, mi è andata veramente l'abbiamo. Bene. Allora, vado a vedere subito, ma il miglior marcatore non c'è nella mia tabellina. Peccato. Guarda che io. Ti posso dire che Nico Williams ha fatto più 5, 23 gol. Kudus 19 gol più 6. Inks alla fine ha fatto bene a tenerlo, 16 gol. Paquetá più 3, il mio terzino Johnson, baby Johnson, più 5, calma. No, guarda, allora, io sono contento della mia squadra perché tutti i pipistrelli sono cresciuti, quindi va bene. Però questo sesto posto, in realtà ci sta un sesto posto poi sei tu che hai iperperformato. Infatti, ecco. No, non bene per la Champions, quindi siamo 0-0? 0-0. Andiamo, allora, seconda stagione, vai. Andiamo. Seconda stagione, altri 10 minuti. Seconda stagione, 10 minuti. Vamo. Si parte. Io devo comprare un attaccante, te lo posso dire? Sì, perché Ings ha fatto 16 gol, però potrei comprare un Harry Kane, se è ancora lì. Che squallore, guarda, tu praticamente senza attaccante sei arrivato secondo. Cioè, veramente, poi dopo dici che io usi trucchi, sei tu quello che imbroglia.
Ma perché? Perché sei un falsone, dillo e basta. Io spero quasi quasi che una delle mie squadre ha comprato Mbappé. Guarda, Mbappé, io non lo sai che io Mbappé non l'ho mai visto in una squadra diversa dal PSG, vero, in una è carriera. Vero, è vero, è vero. Anche se in scadenza il primo anno. Ecco, qua c'è Højlund che cresce tantissimo, però c'è da capire, secondo me non è ancora cresciuto Højlund. Però sai che Højlund sono tentato. Sì. Sì, perché non lo paghi tanto e sai anche te quanto cresce Højlund. Certo, 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 certo. Allora, guarda, io sto andando sul primo giocatore, però mi sa che è veramente forte questo, eh. Spenderò praticamente tutto il budget se accettano come contropartita questo. Provo 80 più contropartita, 136 milioni termina trattativa. Porca vacca. Ti hanno detto di no? Mi hanno detto di no. Devo vendere un po' di gentaglia separatamente e poi mi sa che faccio un solo colpo io. Ma io sono obbligato a prendere da tutte le squadre o Siviglia e Marsiglia posso tralasciarle? No, no, le puoi tralasciare, certo. A me è andata bene con tre squadroni, quindi no, puoi fare quello che vuoi. Poi magari vedo se c'è qualche fenomeno, però si sa mai. Io stavo dicendo, mi servono i difensori, mi sono capitate le tre squadre forse che hanno i difensori più forti di tutto il gioco, quindi va bene così. Sei proprio una vergogna, veramente. Non so se a questo punto investire sui terzini, perché ti dico, cioè, per come mi è cresciuto Johnson Baby Johnson, quasi quasi lo tengo ancora. Tu guarda, io non lo so, non ci sono neanche ascoltando, guarda, cioè, talmente le sciocchezze che dici che ormai, cioè, capito. Sto un attimo provando, cioè, sto provando a vendere qualcuno perché mi servono soldi, quindi c'è questo difensore qua, però il problema è che non ce la farò mai ad arrivare a 130 milioni. Ma quanti ne hai? Ne ho 100, me ne servono 30, però sì, 90, 94 milioni ho. No, questi hanno venduto Davis, era la mia unica speranza, Alfonso. Ah, brutta storia, la vendita di Davis, brutta storia. E allora mi tocca vedere se il Marsiglia o il Siviglia hanno qualcuno. Ok, io provo a cambiare obiettivo perché quell'altro costa troppo, quindi provo con Bruno Guimarães del Newcastle. Chi? Bruno Guimarães del Newcastle. Mi sa che non ho capito. Non hai capito, perché tu non sei acculturato come me, capito? Guimarães. Sì, esatto. Guimarães. No, quello è il fratello, con questo è un altro. Guimarães. Questo è un altro, non è quello che dici tu, questo è un altro. Se tu conosci tre giocatori in croce, non è colpa nostra, capito? Mm-hmm. Preso. Grazie mille. Tutto il budget ho sprecato per questo giocatore qua e mi sa che è l'unico acquisto che farò. Mi serve praticamente un miracolo. Devo vincere l'Europa League, se vinco l'Europa League, forse. Io ne ho 147 di milli. È arrivata un'offerta per il trasferimento di Inks. Attenzione. 10 milioni. Vabbè, nel dubbio. Mavropanos 33 milioni. Sai che mezzo Mavropanos vola. Sì, Mavropanos vola. Mavropanos, cioè, ti abbiamo voluto bene, ma voli un po' nel iperuranio, va. Allora, prendiamo prima di tutto Matthijs de Ligt. 100 milioni de Ligt. Possiamo prendere De Ligt, ragazzi. Andiamo un po' più soft. Mamma mia, 100 milioni De Ligt, zii. Lo so, è De Ligt. Capito, però 100 milioni mi sembra un po' esagerato. Quanti ne ho? Ah, però ne ho 189. Sono in crisi, te lo dico, sono in crisi. Chi lo dici? Io sto con le pezze qua. 90 milioni per Lisandro Martinez vogliono. Andiamo Lisandro Martinez a 85. Mi sa che volevo prendere due difensori centrali, non riesco, sai. Anche a me servirebbe un difensore centrale. Io uno l'ho preso, però ne volevo due. In effetti, ma perché hai scelto il West Ham per questa nostra challenge? Perché è una squadra abbastanza esotica. Che non utilizziamo mai. Va bene. Ok, preso. Ho preso il difensore centrale. Io sto provando a fare un colpo dal Porto, però è un colpo che quasi sicuramente no, è anche troppo importante per il club. Niente, io non posso fare niente, io sono bloccato purtroppo. Sei bloccato, come mai? Sono bloccato perché quanto? Dai, voglio 97 milioni per Højlund. È cresciuto, oh, che vuoi? Ma ho capito, ma io devo comprare altra gente. È la vita, amico mio. Ma non ho nessuno da dargli, gli do. No, non posso dargli lui. Dai. Ma zì, ma ti pare? Ma io avevo. Ma no, ma mi saltano tutti i piani qua. Non ho un attaccante. È ancora. Cioè, tanto sei pieno di soldi, hai ancora tempo, quindi vai tranquillo. Ma più o meno tempo, zì. Ma no. Ma quanto ci avrà Højlund di overall per costare così tanto? Non ne ho idea, sai. Io inizio già a fare gli obiettivi perché questa volta gli obiettivi sono del tempo. L'ho deciso adesso. Me lo dici, vabbè. L'ho deciso. No, sto scherzando. No, però io ho finito, quindi in realtà posso già farle gli obiettivi. Io ho finito, vado beato a farle. Te. Beato te, insomma, io ho finito perché non posso fare niente, non perché ho finito per davvero. Ho capito, ma io qua sono messo male. Io ero tutto convinto di fare mille acquisti, mille cose. Sono rimasto fregato. Mi ha fregato quella roba di Højlund. Adesso devo cercare di chiuderlo al volo. Trattativa sfumata, va bene, vediamo. Quanto budget abbiamo? 105 milioni. Non si riesca a prendere Højlund. Che poi lui, cioè, secondo me lo United l'ha comprato solo perché il nome è simile ad Haaland e quindi è la squadra rivale, dovevano prendere uno simile. Anche perché hanno pagato 100 milioni dall'Atalanta, ma ti pare? Queste teorie, non ma so. Perché secondo te Højlund è un giocatore che vale 100 milioni? Ma hanno pagato veramente 100? Io non mi ricordo la cifra. Sì, 85, 90, qualcosa del genere. Una follia comunque. I prezzi questi sono purtroppo. Vabbè, io sto facendo già i piani di crescita, mi porto avanti. Sì, anche io. A parte che i piani di crescita erano nel tempo, sono gli obiettivi.
sì, solo gli obiettivi erano fuori tempo. 5, 4, 3, 2, 1, il tempo è finito, Giuse. Hai finito tutto? Ho finito tutto. Allora, guarda, io ti dico rapidamente cosa ho fatto. Ho preso solo un giocatore, Brunello a centrocampo 86. E volevo prendere Rice, ma costava tantissimo, non ce la facevo. Poi per il resto la squadra è uguale. Sì, Rice e Pollo purtroppo costava troppo. Io invece ho cambiato il mio attaccante Ings con, appunto, come ben sai, Oilund. E poi ho preso Lisandro Martinez in difesa. Per il resto la squadra è rimasta la stessa. Però, però Gaza, cioè Gaza, sinceramente Gaza, te lo dico. No, immagino. Io purtroppo con il budget che avevo, più di così, non potevo fare. È la Champions 2, eh? Buona fortuna. No, ma infatti guarda, adesso compro tre giocatori nati in Asia e poi andiamo in Champions. Ciao. Va bene, occhio all'esonero, perché sono meno 5. E infatti per quello li compro. Ok, andiamo. Seconda stagione appena terminata e io sono rovinato. Io no, io sto festeggiando in piazza. Perché quello che sono riuscito l'anno scorso è riuscito quest'anno. 1-0, cioè 1-0, campioni d'Italia, campioni d'Inghilterra, sì. Ma cosa sto dicendo, Giuse? Non lo so, però sono primo. Io sono arrivato secondo, porca miseria. Ti dico, 79 punti. 79 punti? Ah, tu hai vinto con 79. Sì, infatti sì. Uguale, i stessi punti, io sono arrivato secondo, a meno 2 dal Liverpool. Poi non ho credo. Vinto nessuna delle due coppe, però in Champions, semifinale col Bayern, che peccato. Ah, cavolo. Eh no, guarda, allora, io invece ho perso di nuovo l'FA Cup. È la seconda volta consecutiva che perdo la finale di FK. Erano già 10 punti in più. E poi sono stato sfortunatissimo perché ho beccato il Bayern Monaco in Europa League. Sì. E quindi sono uscito. Quindi porca di quella miseria. Io ti posso dire che Nico Williams ha fatto 29 gol. Cioè, è stato l'acquisto più bello della storia. Infatti, tu volevi bloccarmi, volevi boicottarmi, ma no. Ma non è vero, non è vero. Il mio Isaac è un 89, tanta roba. Beh, tanta io roba. Se ti dico quanti 89 c'ho, piangi. Mamma mia. Ragazzi, per me la situazione è drammatica. Quanto siamo? Siamo quindi 10-0, okay. Se non erro. Vabbè, puoi ancora farcela. Confermo, 10-0, 10 punti per tranquillo, il campionato tranquillo. E peccato. Porca miseria. Occhio allora. Perché tu hai anche la Community Shield, sì, quindi puoi fare 3 punti con la Supercoppa inglese. Vabbè, allora andiamo nell'ultima stagione, guarda. Andiamo, ultima stagione, io sono rovinato, andiamo. 8 minuti per la terza stagione, si parte. Io devo solo comprare due terzini, ce la farà il nostro Venom a comprare due terzini. Chi lo sa, non mi neanche le squadre, aspetta, ok, eccole qua. Io sono un po' rovinato, ho le squadre qui segnate sul mio super computer da 20.000 euro, però purtroppo che è successo? No, la squadra comunque non è all'altezza, non è paragonabile alla tua. Cioè io dovrei vincere la Champions League e tu non dovresti vincerla per avere delle possibilità. Capito? Beh, non è vero, perché magari non vinco il campionato e tu lo vinci ed è tutto pari, Ma con la squadra che hai fatto è quasi impossibile, capito, che tu riesca, cioè che tu non riesca a vincere. Ti devo ricordare che questo videogame è molto strano o non te lo devo ricordare? No, me lo puoi ricordare, però già che mi hai abbassato il tempo apposta, guarda, vergogna. No, a parte che tu mi hai detto di abbassarlo, cioè. Falso. Non ci credo. Io non so. Stavo cercando Robertson. Ho detto no, il Liverpool l'ha venduto, sono senza terzino sinistro. L'ha venduto al Bayern Monaco. Vabbè, dai. Pazzesco. No, io volevo prendere Saliba. Il problema è che l'hanno venduto al Real Madrid e io non posso più comprarlo, quindi porca di quella miseria. No, hai ragione, è un problema, ma mi spiace. Io prendo Robertson e Arnold, te lo dico proprio. No, fai bene. Io non so neppure quanti milioni ho. Adesso vado subito sul primo acquisto. 46, voglio prendere. Non è vero, ne ho 158. Vado sul primo, Gabriel dell'Arsenal. Sto praticamente distruggendo l'Arsenal, ma è l'unico modo che ho per guarda che viscido che sei. È l'unica squadra forte che mi è uscita. Cioè, no, ti rendi conto come sono rovinato? Viscido, che ti devo dire? 88 milioni più clausola, affare fatto. Casualmente è una tua diretta concorrente, diciamolo. Sì, è una diretta concorrente, ma vogliamo far cambio, così compro anche io dal Real Madrid e dal Bayern Monaco. Se c'hai sfortuna non è colpa mia. Ma quanto vogliono? 112 milioni vogliono per Arnold. Hai detto, scusa, prendo il mio tezio del mondo. Quanto volevi spendere? 2 euro. Capito, 112 milioni mi sembra. Facciamo 90 più Johnson Baby Johnson. 103 più Johnson Baby Johnson, andata. Potevo anche abbassare, ma io sono superior, quindi non abbasso. Io sto ragionando su che cosa fare, perché ho 59 milioni e devo per forza cambiare il terzino, perché mi abbassa la media. Quindi cambio il terzino, prendo Ben White. Ma perché c'è anche la media alla fine? Sì, c'è la media della squadra più forte, sì. Io ho già finito comunque, quindi inizio a fare tutto. Ok, vai. Io provo a mettere come contropartita Emerson. Ci metto vicino 25 milioni per arrivare appunto a Benjamin White. 26.8, affare fatto. Ok, sono rimasto con circa 20 milioni, però cioè dovrei prendere Rice e Odegaard, ma costano tantissimo. Quindi anche se metto come contropartita i miei pischelli, comunque non ci arrivo. Quindi mi sa che ho finito anche io. Speriamo che non mi dici acquista 6 giocatori in America, aspetta. 60 giocatori in America. No, easy, me ne già... Ah, bellissimo, devo solo prendere 3 giocatori difensori per il vivaio. Ok, io invece ho già fatto gli obiettivi senza volere, li ho completati già. Quindi tutti? Devo praticamente, sì, tutti qua, devo solo qualificarmi per la Champions League e devo raggiungere i quarti di finale di Champions. Allora, dimmi la squadra io... e poi... Sì, Lord, l'unica cosa veloce, tu che obiettivi?
obiettivo ha in Champions? Ah, adesso lo guardo, aspetta perché sto andando avanti nel calendario, sono un attimo in una situazione un po' complicata. Tra circa 4 secondi te lo posso dire, ok? Ok, vai vai, l'aspetto pure, vai tranquillo. Io ho... esce i gironi. Esci tra l'altro, esci. Neanche arrivo quando lo passa il girone, no? Esce il girone. No, tu cos'è che hai, mi hai detto, in Champions? Raggiungi i quarti. Adesso te lo dico, aspetta che qua sto facendo la Supercoppa, ce l'ho la Supercoppa tra l'altro, ho persa. Sì. Persa, godo. Ok, vediamo un po' la principale obiettivo. Semifinali. Ok, guarda, devo sperare che tu verrai sempre tipo esonerato a gennaio. Sì. E quindi poi vai a -5, -5, -5, -5. E così io vinco. Ci sta. Ma non penso succederà, sai. Vediamo un po'. Beh dai, allora io ti posso dire che ho comprato Robertson e Arnold. Ok, allora io ho fatto un acquisto. E anzi, ho fatto due acquisti, perché ho preso Gabriel, difensore centrale, 87. Sì. E ho preso Benjamin White, due settimane diventa un terzino sinistro. Per il resto la squadra è confermata. Va bene, allora ci vediamo direttamente alla fine. Va bene, si vogliamo. Terza stagione terminata. E il terzo anno è quello buono, perché ho vinto la Coppa finalmente. Posso dirti una cosa? Mamma mia. Io te la dico molto rapidamente. Campionato. Secondo posto. Community Shield, persa in finale. FA Cup, persa in finale. Carabao Cup, no. Però due perse in finale e un secondo posto. E ti dico anche subito com'è andata la Champions. No, perché guarda, qua è un anno maledetto. Champions League, te la dico subito, quarti di finale. Un disastro, non ho fatto niente. Allora, guarda, ti è andata molto bene, perché io ho fatto un quinto posto in campionato senza sapere come, perché la squadra era molto più forte rispetto all'anno scorso. Ho vinto l'FA Cup, che vale solo 5 punti. Quindi siamo adesso 10-5. Sì. Però non ho fatto nient'altro. E peccato per la Champions, perché io ho perso ai quarti con la Lazio. E la Lazio si poteva battere, cavolo. Ci giochiamo tutto con la media della squadra, quindi. Quanto vale? Ci giochiamo tutto con la media, che vale 10 punti. Aia, quindi... ci giochiamo proprio tutto. Eh sì. Vai, calcolatrice. Io ho calcolato e la faccio vedere a schermo. Eccola qua, aspetta che mette a fuoco. Sì. 88.5. 88.8, let's go! No, non ci credo. Poi se volete potete andare a contare voi. E io davanti alla mia formazione, metti anche la tua davanti, Giuse. Sì, ancora sì. Abbiamo sbagliato, contate voi, ma secondo me ho vinto. Non ci credo, di 0.3. Anche con Aguerdo 83, sottolineerei. Mamma mia, no, io non c'ho nessuno 83, più scarso è un 86. Porca miseria. Vacca. Chiudiamo allora con il punteggio a schermo: 20-5. Peccato, bravo Venom, complimenti per la vittoria. Peccato, perché io ho perso due finali di coppa con la Lazio. C'ho un po' di rimpianto, Grazie, sto alzando la mia coppa, la tazzina di caffè. Ole! Bravo, bravissimo. E allora, signori, vi do appuntamento a domenica prossima con la stessa versione, con le nazionali. Se lasciate un bel mi piace, ciao!